Benvenuti, sessione di Vittoria. Ciao Monica. Ciao a tutti quanti. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi e come la vedi. La vedo che si sta facendo fare una foto sui Campi Elisi con alle sue spalle la Torre Eiffel. Parigi, Champs-Élysées, anno. Dice 1973. Altra linea temporale? Sì. Vittoria ti dà l'autorizzazione. Sì, sorride, è molto felice in questo momento. Ok, se abbiamo l'autorizzazione ci spiega la causa esoterica di questa immagine così precisa, immediata, proposta subito. Allora, vabbè, io le vite le vedo comunque tutte quante simultanee, anche se poi noi andiamo a ricercare un anno. Lei ha, diciamo così, la chiara percezione di questa vita qui, in cui io la vedo, potrebbe essere un'artista, perché mi fa vedere tipo anche il Louvre, quindi le piace andare a vedere anche altre opere d'arte. Penso che lei esponga dei quadri da qualche parte. È una vita molto appagante, felice, e si sente molto amata. Ok, apriamo subito le porte del cinema. Chiamiamo tutta la sua famiglia e tutta la famiglia del marito. Per quanto riguarda la sua famiglia, in primis il figlio lontano. Allora, il marito è il primo che è entrato. Il marito vuole proprio conoscere un po' di più della moglie perché la sente un po' sfuggente ai suoi occhi, non la comprende fino in fondo. Dunque, sì, c'è anche la madre. Ok, il figlio è un po', diciamo così, dietro alla madre. Un po' nascosto. Ma è presente. Sì, all'inizio non l'avevo neanche visto, perché quasi si scherma, attraverso la nonna, ecco. Però è in fondo al cinema. Praticamente la madre la vedo in seconda fila e il figlio è in terza fila che si sporge un po' dalla sua sedia per avvicinarsi ancora di più alla nonna. Ok, la famiglia del marito c'è. Il marito sicuramente lo vedo, la famiglia del marito no. Vedo invece l'amica. Vittoria. Vittoria. Okay. Vittoria. Come la vedi? Dove si è messa? È un po' nervosa, si sta attorcigliando i capelli, vedo. E vedo che non ha ancora scelto un posto perché è indecisa. Vorrebbe sedersi nelle prime file, ma non si sta decidendo. Ma non ha intenzione di andare via, non sa dove sedersi. Aspettiamo che si decidi, ci si dà.
In terz'ultima fila si mette. Terz'ultima. Ma non era così interessata a vedere quello che succedeva e si mette in terz'ultima. In terza, non in terz'ultima. In terz'ultima si è messa. Perché? È in conflitto, è curiosa, è timorosa e vedo che ha anche un po' paura del giudizio degli altri. Non vuole che nessuno la veda, che lo sappia. Che nessuno lo sappia che sta facendo questo. Non sia mai, eh? Che qualcuno sappia che uno è consapevole. Sempre la paura, la maledetta paura, la paura del giudizio degli altri, la paura del... Non c'è mai nessuno che se ne batta le balle, che se ne freghi. Siamo veramente quattro gatti a fregarcene e a giocarci il gioco come ci pare e piace. Niente immagine, niente finzione, tutta verità e trasparenza. Vibrazione di vittoria. 15 miliardi. Consapevolezza. 158%. PSP. PS mi viene 38%. Vite precedenti. 1853. Cervello. 9,5. Ok. Entità eteriche di vittoria. Mi mostra un felinoide e un tipo sembra Icaro, no? Perché è un uomo alato, un falconiforme, diciamo così, con Odino. Mi vedo solo questi due. Quindi un falconiforme e un felinoide. Odino. Felinoide. Eh sì, falconiforme Odino e il felinoide, sì. E entità mentali? Me ne fa vedere due. Una di livello 2-3 ed è quella che gli produce la sensazione quasi di divisione, di sdoppiamento. Che poi sdoppiamento può far sembrare due, ok? Invece può essere, per dire, divisa in tre o più. Comunque non integra, non intera. Poi ce n'è un'altra invece di livello, questa di livello 2, 3, a seconda dei periodi e a seconda anche dei momenti della giornata. E un'altra che adesso vedo di livello 5, è un po' aumentata, prima era di livello 4 e me la chiama freno ed è quella che la frena, la blocca in diversi tipi di iniziative, di attività svariate. È un freno proprio sia in alcuni rapporti sociali, quindi vedo che non si sforza magari a creare, diciamo così, delle relazioni, rimane quindi diciamo così completamente bloccata, quindi non contatta altre persone e nel caso in cui le contatti le capita di sentire anche una sorta di disagio. Quindi questa 5 è quella che riguarda il sentire al telefono i parenti lontani. Lei cerca sempre delle scuse anche quando ha tempo o non ha tempo. Dice di non avere sì, tempo. È anche quella che la fa secondo me uscire non tanto e se esce è più che altro trainata da qualcun altro. Ok, 2 e 5, poi? 2 che in questo momento definirei più 3 però, 3 e 5, poi? Sì, no, solo questo. Impianti? Onestamente io vedo solo mano sinistra e la luce destro. E la luce destra è una cosa un po' particolare perché me lo fa vedere
come se fosse uno di quei gancetti a cui è poi attaccata il cartellino delle autopsie. Hai presente? Me lo fa vedere proprio così. Quello da mettere alla luce, appunto. Esatto. Chi li ha messi e con quali finalità? Qui vedo l'intervento del. Ma vedo che stanno collaborando bene, sia il falconiforme Odino che il felinoide. Vedo che più che altro il felinoide si è occupato. Sono legati allora, dunque, mi dice questo, che sono legati anche a delle vite parallele. Perché. Le intensificano in un certo senso questa sensazione di non riuscire a stare completamente qui, proprio perché la sua energia è dissipata anche in queste vite parallele. Io ne vedo tre, quindi una è quella che sta vivendo attualmente, l'altra è quella in cui, quindi c'è l'impianto all'alluce, lei è tipo un'anatomopatologa e fa delle autopsie sui cadaveri. E l'altra alla mano mi fa vedere che è quella di Parigi e lei è un'artista che è mancina. Quindi questi impianti servono a rafforzare il suo legame con queste vite parallele, a renderle anche un po', non so come dirti, pervasive e che sottraggono energie a questa sua vita in cui lei è qui e ci sta parlando adesso. Quindi lei ha due vite parallele che sono molto incisive, questa, la Sì. È scienziata e l'artista. un'anatomopatologa, secondo me, perché la vedo proprio che fa una vita fondamentalmente solo di lavoro e passa il tempo ad avere a che fare con dei cadaveri, omicidi, cadaveri, perché fa soprattutto autopsie per vari crimini e lavora moltissimo. Va bene. La pratica energetica che hai imparato, che adesso non descriviamo, è pericolosa. Allora, no, io non la vedo affatto pericolosa. È come se però lei avesse dei dubbi, delle incertezze sul riuscire ad applicarla in maniera pulita. E questo fa sì che lei la applichi con qualche tipo di esitazione. In verità, io vedo che lei dovrebbe apportare alcune modifiche a questa pratica sulla base del proprio sentire, perché alcune cose non collimano perfettamente con il proprio sentire e quindi quelle le dovrebbe modificare. Se le modifica, lei io vedo che è padrona di applicare questa pratica, la deve fare più sua. Ma ci sono interferenze. Allora, vedo una qualche interferenza lei ne ha citati quattro di maestri. In uno di questi maestri vedo un angelo che lo interferisce, però non ha interferito lei. Lei è come se in qualche modo fosse riuscita a neutralizzare questa tecnica, anche se non ne ha preso possesso completamente. Ma questo rientra anche nella sua interferenza mentale 5, che è un freno, un blocco. Lei ce l'ha in diversi ambiti, anche in questo, nell'aver comunque speso dei soldi per imparare una pratica e poi non metterla in atto completamente. Chi è che ha voluto imparare questa pratica? Il suo mentale, il suo subliminale, il suo eterico? Lei è molto intelligente e molto curiosa. I suoi interessi, se lei avesse più tempo, si espanderebbero, si irraggerebbero in varie direzioni.
quindi lei proprio mentalmente è curiosa. E la PS ha voluto darle il là, mi dice. È come se questo fosse stato un inizio, uno spunto per approfondire la connessione con la sua PS. Ma non è il punto di approdo, ecco. Le dà solo diversi spunti che appunto lei può personalizzare anche grazie alla sua esperienza personale, però deve praticarla. Ok. Vedo che magari è un po' in dubbio sul pendolo. Beh, lo sono anch'io. Allora, e infatti questa roba mi è venuta, la PS di Vittoria mi dice che, allora, poiché noi siamo i creatori di tutto, noi possiamo dare al pendolo, diciamo così, la valenza di un oggetto, tra virgolette, autonomo, ok? Oppure, per talune persone che hanno un livello di consapevolezza maggiore, è solamente un'espressione della propria parte subliminale. Nel caso in cui Vittoria riuscisse a rendersi conto e a consapevolizzarsi in questa seconda direzione, quindi il pendolo come traduzione, no? Della propria parte subliminale, non ci sono problemi. Ma se lei rimane nel dubbio, allora ecco che effettivamente il pendolo può essere fonte di interferenze. Come sempre si tratta solo di una questione di consapevolezza. Il pendolo può essere una parte di te, è come se, per esempio, ecco, in questo caso di Vittoria mi dice che non è diverso, se lei lo preferisce, semplicemente ottenere una risposta, che sia un sì o un no, può usare il suo corpo come pendolo. Mm. Allora mi fa vedere lei che sta in piedi, fa qualche respiro profondo e pronuncia il suo nome. E dice, ipotesi, io mi chiamo Vittoria, e vede se il suo corpo si sposta avanti oppure si sposta indietro. Ok, quindi lei capirà qual è il sì e qual è il no. Può fare più domande, no, per verificare qual è il sì e qual è il no, se è spostarsi avanti il sì o spostarsi indietro del suo corpo il no. Ma di fatto, nel caso di Vittoria, ok, se lei affinasse la sua consapevolezza, il pendolo potrebbe fare la stessa funzione del suo corpo. Non è per tutti così. Io mi riferisco adesso a Vittoria. Oppure si fa delle domande e si danno delle risposte da sola, senza tutti i giochi, anche, pendolo, corpo, eccetera. Certamente. Perché comunque quando c'è un elemento di risposta, c'è sempre un'occasione ghiotta per l'entità. Il pendolo non è attendibile in questo, per questo motivo. Dipende dal creatore. Beh sì, certo, dipende da tanti fattori, però sì. Diciamo che se uno vuole imparare la danza, no? Se Vittoria volesse imparare la danza, se lo può chiedere. Magari inizia a vedere per strada messaggi relativi alla danza, no? E sono messaggi della sua anima che le sta dicendo sì, questa è la strada. Questo mi sembra un metodo un po' più divertente, un po' meno meccanico, un po' meno pseudoscientifico, no? Pseudoscientifico, certo, diciamo. Anche, sì, è solo per avere una risposta espressa da cui però non deve dipendere. Questa è anche una cosa molto importante, non deve farla diventare una dipendenza a cui ricorrere troppo spesso. Causa esoterica del fatto, al di là delle questioni pratiche, del fatto che il figlio non vive con lei all'estero dove lei vive. La sua PS ha fatto, la PS di Vittoria ha fatto una scelta veramente molto particolare, che è quella di inserirsi, di nascere all'interno di una famiglia che poi di fatto non è quella che lei ha riconosciuto come sua famiglia.
invece la PS del figlio ha fatto l'esperienza di nascere da Vittoria, ma di riconoscere quella famiglia come sua famiglia. Perché? In questo caso, in parte per comprendere che non è il legame di sangue che fa la famiglia. In parte? E in parte per, mi dice, imparare a risanare le situazioni. Che anche le situazioni complicate e compromesse possano essere risanate. Ma occorre una gran forza di volontà, una grande determinazione. E per fare questo bisogna liberarsi dalle interferenze. Questa è una grande opportunità che le dà la PS. Proprio perché questo ricongiungimento familiare è possibile proprio attraverso un suo impegno intenso. Ma l'impegno proprio dall'entità le viene impedito, perché l'abbiamo visto nell'entità mentale 5, c'è proprio questo freno, questo blocco. Quindi è proprio l'APS che le dice, ok, se vuoi questo devi liberarti. E allora puoi ottenere anche un ricucire i rapporti, perché mi fa vedere proprio che c'è come una scucitura, uno strappo, però allo stesso tempo mi fa vedere che lei ha la possibilità di ricucire questo rapporto in modo tale che la toppa che va a mettere, che il rammendo che va a fare, sia quasi, cioè che sia poco visibile, non dico invisibile, ma poco visibile. Va bene. Vittoria vuole capire. Aspetta. Vuole capire la sua vita. Vuole avere una connessione maggiore con la sua PS. Vuole la sua, dice, voglio la mia verità. Allora, dunque, in questo momento la PS di Vittoria mi ha mostrato un minestrone e mi ha fatto vedere che la vita sua è esattamente il minestrone. Quindi, allora, perché aspetta che è un po' complicato, eh? Allora, mi fa vedere che la vita è tutto, è il brodo e le verdure che ci sono dentro. Ed è come se invece lei volesse singolarmente comprendere le verdure. Allora, e mi fa vedere lei che mette in bocca questo cucchiaio e sta cercando di isolare, per esempio, la carota. E lei lo può anche fare, ma di fatto è tutto l'insieme. La verità. Cioè lei vuole prendere il particolare e non avere una visione d'insieme? E questa è una rallenta? Più che una visione d'insieme è che sono tanti gli elementi che vanno a costituire la verità. E che non sono separabili gli uni dagli altri. E lei li separa? Lei si tenderebbe a isolarli e mi fa vedere di nuovo la vita da anatomopatologa che tende a sezionare, sai, a esaminare organo per organo, trauma per trauma, mi fa vedere delle ossa, del cranio, eccetera, no? Quindi tende a procedere un po' con un metodo scientifico. La verità non è approcciabile con un metodo scientifico. Con che metodo? Viene animico quantico. Quindi per questo motivo che non si connette alla sua PS, perché è collegata alla vita della anatomopatologa.
Perché ha un tipo di approccio. Allora, dunque, lei ha una buona spinta spirituale e animica, però allo stesso tempo ha anche una forte componente ancora analitica e ordinatrice, diciamo così, no? Ha bisogno di ordinare e di dire: io ho capito che la cosa è così, di classificarla, di descriverla con una certa precisione. Ma non può fare questo con la verità, perché la verità è molto più sfumata, è molto più amalgamata, più complessa, non classificabile. Non la puoi inserire in cassetti distinti. È un'unica grande minestra. Ok. E vediamo infine la questione dei soldi. Avere più soldi la spaventa. Vedere quanto ha in banca non le piace. Rapporto difficile con i soldi e il lavoro che le permette di guadagnarli. Ma in parte, guarda, mi viene che è proprio una sua strategia di scollamento dalla realtà, di tenersi, diciamo così, frenata e bloccata. È un modo per non vivere appieno la vita. Parte della vita è anche il denaro. E la gestione del denaro, la consapevolezza di quanti soldi si hanno, di come stanziarli, è parte di questa vita. Ed è quindi un modo che lei ha per privarsi di un pezzo di vita. Io non vedo che è spaventata dai soldi, mancanza o abbondanza di soldi. È un modo per rendere la sua vita meno completa. Anche Perché? quando, per esempio, non chiama i genitori, non chiama casa d'origine. È un modo proprio per rendere meno intensa questa sua vita. Anche il marito talvolta la rimprovera di non essere pienamente partecipe nelle emozioni, nei sentimenti. Perché è come se lei sentisse che se vive anche altre vite parallele, non può vivere pienamente questa, perché lei, non consapevolmente, è come se avesse collocato la sua emotività a Parigi, mentre nelle altre due vite, che è quella dell'anatomopatologa in quella che sta vivendo attualmente, è molto più limitata la sua emotività, come se l'avesse condensata tutta lì a Parigi, dove indubbiamente la vita è, la vedo molto più colorata, molto più gioiosa e vedo proprio che è riuscita proprio a realizzarsi come donna da ogni punto di vista. Mi fa vedere anche proprio fisicamente, sessualmente, è felice. E sente Anatomopatologa. proprio. No, l'artista di. L'artista. Sì, no, l'anatomopatologa io la vedo solo dedita al lavoro. Invece l'artista che è a Parigi ha un rapporto molto bello, vedo con un altro artista, e poi proprio lei è soddisfatta dei suoi quadri perché sente che c'è la sua anima in quei quadri. Sente di riuscire a comunicare con la sua PS e questa comunicazione poi rimane impressa sulla tela. Va bene, rivediamo un attimo il cinema, Monica. Il padre non è venuto. Sì, lo vedo. Ok, dove si è seduto? Non proprio vicinissimo alla propria moglie, tipo, allora, la fila è la stessa, però ha lasciato uno spazio vuoto, un posto vuoto tra loro due. Perché? Non andavano d'accordo.
Non vanno No, c'è d'accordo. qualcosa che non mi dice rispetto a loro due, forse rispetto all'approccio, alla visione della figlia, quindi di Vittoria. Vabbè. Sono separati, ok. Sono separati, ecco questo. Va bene, chiamiamo i disincarnati, la sorella, i nonni, tutti i parenti di tutte le generazioni di Vittoria. Apriamo un portale aureo, i disincarnati normali possono già andare, i quattro nonni e la sorella ancora no. Comunque il padre mi dice: io non ho niente contro mia moglie, è lei che magari ha qualcosa contro di me. Non so. Molto pacifico il padre. Comunque. Ok, allora per quanto riguarda i parenti mi viene questo numero, 132. Sorella, mancata di tumore. Mi dice che ha sofferto tanto. Mi dice che strazio è stato. Nonni. Non so, viene una nonnina simpatica. È lei che riesco a vedere. Con pochi denti, però con una bella luce, cioè sorridente, con pochi denti. Calorosa. Allegra. Gli Sì. altri si presentano, ma non Non chiaramente. spiccano. Mi è saltata all'occhio lei, ha voluto farsi vedere lei. Vuole lasciare un messaggio questa nonna? E dice che io vedo la tua dolcezza. Come La di dolcezza di Vittorio. Vittoria, sì, come sottintendere che magari gli altri fanno un po' più fatica a vederla, ma lei la vede molto chiaramente. Basta. Sì, questo mi dice. Vedo che fa un segno un po' particolare con le sopracciglia, non so, le alza come, sai, uno sguardo d'intesa con Vittoria, no? Così. Sorella, messaggio. Non so perché mi ha detto che casino la nostra famiglia. Detto così. Allora, dice, che casino la nostra famiglia. La prossima vita la faccio diversa, la scelgo diversa. No, messaggio per Vittoria. Dunque, non me lo dice chiaramente, ma mi porta l'attenzione sul figlio di Vittoria e mi fa capire che ha bisogno. Guarda che comunque, anche se non sembra, lui ha bisogno di te. Perché non so per quale ragione, lei non mi parla, cioè non vedo la bocca che si muove, vedo gli occhi che si muovono, allora vedo che me li fa saltare di personaggio in personaggio. E con i suoi, e tramite i suoi occhi capisco questo messaggio qui. Sì, Va bene. il ragazzo ha bisogno di Vittoria, anche se può dare a vedere diversamente. Va bene, vi invitiamo tutti ad andare nel portale definitivo. Non so. Ok. La sorella dice che voleva andare a sciare prima. Va. La chi? La nonna? Sorella. Ok. No, no, la sorella dice che voleva, si desiderava andare a sciare. Beh, lo può andare a fare, nel portale
aureo, l'ho detto definitivo forse, aureo, possono andare a fare quello che vogliono. Se vuole fare questo, lei. Che ha bisogno di questo svago, di questa leggerezza. Dice di ha bisogno di sentire più aria sul suo viso. Tutti dentro e lo chiudiamo. Ok. Sono entrati tutti. Ok, c'è qualcos'altro che nella vita di Parigi, di Vittoria, ci può insegnare qualcosa? Mi fa vedere questa donna molto eclettica. Mi fa vedere che dipinge, mi fa vedere che cucina, mi fa vedere che sta in mezzo agli amici. Vedo che ha organizzato tipo un aperitivo in casa propria. Mi fa vedere che ha anche molto gusto nel vestire, perché mi apre l'armadio, mi fa vedere degli abiti colorati con dei tessuti anche ricercati. Mi fa vedere una vita completa. Però lei si sente Vittoria. Cioè, allora aspetta che è un po' difficile da spiegare, no? È come se lei dicesse: io ti sto facendo vedere tutto questo affinché tu attinga da questo, perché questo può entrare anche nella tua vita. In fin dei conti è la stessa vita. Se vuoi prendere qualcosa di qua e portarlo di là, lo puoi fare. Perché questo è tutto un gioco. Non ci sono cose mie che non possano essere tue. Sono già cose di tutti. Sì. Va bene, abbiamo visto praticamente tutto. Vittoria è sposata. Mi sta chiedendo adesso se il marito è la fiamma e se non lo è. Se esiste la fiamma. È lei che l'ha chiesto, eh? L'ha chiesto adesso. Non è Sì. la fiamma al marito. Ok. Esiste la fiamma? Allora, mi fa vedere Lione, però, per come mi sta facendo comprendere, non è una cosa per adesso. Come se lei ancora dovesse fare questo tipo di percorso qui con il marito, anche perché io vedo che il marito è animato dalla volontà di comprenderla di più e di unirsi di più a lei. È come se mi facesse vedere uno spiraglio di possibilità di trasformazione del loro rapporto. Cioè, nel momento in cui Vittoria si libera da queste interferenze e da questa sensazione di essere scollata da questa sua vita attuale, ha la possibilità di vedere il proprio matrimonio in un altro modo. E di vivere il rapporto con il marito in modo più intenso. È come se avesse delle grandi potenzialità ancora questo rapporto. È come, non so come spiegarti, è come una fiamma in stand-by quella. Il marito. No, 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 Lione, no, A marito Lione. ora non la vedo proprio come una fiamma, no. Fiamma grezza. Come avevo chiamata tempo fa. Va bene. Sia come sia, andiamo al cluster. Il cluster me lo presenta come un insieme di margherite.
Allora, dunque, vedo che è partita con lo sradicare una margherita dopo l'altra, no? Si è chinata, strappava una margherita, poi strappava l'altra e poi ha compreso che non poteva essere questo il metodo, perché di nuovo era come se riproducesse il suo tipo di schema mentale di prima, ok? Comprendere una cosa per volta, utilizzare questo metodo. E quindi prende un altro tipo di soluzione e riesce a diciamo così, togliere tutto il mantello erboso in un solo colpo, a reciderlo, lo arrotola come se fosse proprio un tappeto e poi lo lancia nel portale definitivo. Ottimo, il segnale è da creare un ad eterno, lo mettiamo qua. Sai che cosa è successo molto bello? Che è arrivata la donna di Parigi. Si è affiancata a lei ed è come se le avesse suggerito dei colori di questo ad eternum, delle spennellate. Mi fa proprio vedere i colori a tempera. Mi fa vedere del viola, del giallo, dell'arancione. E vedo che Vittoria, avendo visto questi colori, plasma un ad eternum proprio con queste sfumature qui. L'ha messo? Sì, l'ha messo a protezione del cluster. Ok. Avatar, vediamo come lo vedi. Non so se appartiene a un'altra cultura, perché mi fa vedere che ha, non so spiegarlo bene, tipo un po' un cerchietto con degli spuntoncini sopra in alto e poi una veletta che scende giù. È come se fosse un abito della tradizione, diciamo così, locale. Ecco, mi si presenta così. Perché? Perché la rimprovera, cioè le vuole come creare un senso di colpa per il fatto di aver abbandonato la sua terra. E quindi i suoi legami, ecco, è come a ribadire un qualcosa che l'Avatar ha scritto e riscritto nel corso del tempo, no? Diciamo così, rapporto anche ambiguo, no? Nel senso che da un lato lei si è voluta allontanare. Dall'altro si è sentita in colpa per averlo fatto. Da un lato vorrebbe riprendere una qualche misura i contatti, dall'altro lato non ci riesce o si racconta che non si riesce, non ci riesce, ecco. Quindi è come se l'Avatar volesse ricordare tutta questa serie di sentimenti conflittuali che ha vissuto fino ad ora. La vuole tenere l'avatar? Già No, assolutamente. tutto. Vittoria dice adesso io voglio armonia. Vittoria e ha anche già piazzato un ad eternum. Però questa volta ha detto, questa volta invece lo voglio mettere completamente bianco. Quindi effettivamente è bianco con delle leggere venature, diciamo così, gialline. E l'ha messo qua così. Con queste nuove condizioni ci sono ancora impianti, entità eteriche e entità mentali. Non ci sono, sento solo come un rumore,
il rumore degli ingranaggi del suo cervello. Il metale. C'erano Abduction, ci sono ancora. Non Abduction nel vero senso della parola. C'erano questi, come si può dire, momenti di smarrimento, perché lei sentiva che doveva scegliere dove collocare le proprie energie, no? Allora le collocava sull'altra linea temporale e perdeva la presenza dei missing in time, insomma, come dire, no? Ecco, in questo c'era. C'è ancora l'artista e la anatomopatologa? Ci sono ancora, ma questi ingranaggi di cui sento il rumore sono come se Vittoria stesse riuscendo ad arrivare a comprendere il modo per non farsi sottrarre nulla. Cioè, dunque, allora aspetta che te lo dico meglio. Allora, la percepisco come una persona che riesce a comprendere dei concetti e delle esperienze al di sopra della norma, ok? Può avere una comprensione dei fenomeni superiore alla media. Ed è come se lei potesse trovare una strategia per comprendere la realtà in senso più ampio senza soffrirne del fatto che oggettivamente queste esistono, ma diventare, non so come dirti, amica, ma senza paranoia, senza nostalgia, senza sottrazione di forza, ma a vivere in un modo più ampio, con una coscienza più espansa. Quali sono le capacità medianiche che potrebbe sviluppare Vittoria? Vedo che lei può vedere nelle vite parallele anche degli altri. Vedo che lei vede, sia forse già lo vede, vede l'aura, vede comunque l'emanazione dell'energia, le percepisce, no? Però potrebbe anche in una qualche modalità vederle, come se vedesse proprio la propagazione dell'energia delle persone. Quindi ha proprio questa visione dei corpi sottili, vedo. E vedo, okay, quindi più in lei questo, anche la lettura del pensiero, vedo. Nuova percentuale del cervello a questo proposito, visto che le due cose sono collegate, era 9,5. 12,5. Però, nuova vibrazione. 170 miliardi. Molto bene. Nuova consapevolezza. 350%. Grandi valori, PSPE. Vabbè, io adesso la PS ce l'ho al 70%. Vabbè, è chiaro che avendo fatto un lavoro così intenso. Vite precedenti. Me ne dà 901. Messaggio finale di Vittoria a se stessa, dell'artista parigina a se stessa, e a Vittoria anzi, e dell'anatomopatologa a Vittoria. Tutto insieme. Siamo la stessa cosa. Tu lo stai capendo. Siamo uno. Ci percepisci come tre, ci percepisci come quattro, no? Siamo uno. Per alcuni aspetti attingi da una parte, per altri da un'altra parte, e sei sempre tu. Non stai rinunciando a nulla, non stai trascurando nulla. Non avere paura di tuo figlio, non avere paura di tua madre.
valli a trovare di persona. Se ti va, puoi scrivergli prima, chiamarli. Tieni contatti con loro in vari modi. Mi fa vedere anche che gli spedisce dei pacchi. E nei giorni prossimi gli verrà in mente che cosa poter donare al figlio, che cosa poter donare alla madre, ma mi viene anche che vorrà donare altre cose anche agli altri parenti, forse delle cugine. È un'occasione per andare a vedere quanto denaro hai. Riprendi contatto con il denaro. È parte della tua vita. La tua vita è tutte queste cose insieme, nessuna esclusa. E poi ti renderai conto come le tecniche che hai imparato sono nulla rispetto a quello che puoi fare tu. Cinque nuovi ad eternum, uno nel corpo fisico, uno nel corpo emozionale, uno nel corpo mentale, uno nell'eterico e uno nel subliminale. Ok, fatto, vedo che ha proprio questo bisogno di metterseli nella testa, nel cervello, però vedo anche nel cuore, perché ha proprio capito come di fatto il cervello e il cuore sono un'unica cosa. Mi fa così, cervello, cuore, intestino. Va bene, come la vedi? Stupenda. Minestrone dov'è? Li ho filizzato dentro una bustina, non so, adesso me l'ha fatto vedere così. Il cinema, nel cinema che succede? Il marito ha un sorriso bellissimo. Cioè, ha gli occhi un po' lucidi, è come, cioè, allora, non dice delle frasi, ma guardandogli gli occhi è come se fosse felice del fatto che intravede che tra di loro il rapporto si potrà rafforzare. L'amica? Ah, l'amica si è rilassata, nel frattempo. Però è rimasta lì dove era, come posizione della seduta. Il figlio? E il figlio, dunque, è come se non sapesse bene che espressione facciale fare, perché dentro il cuore prova una cosa, ma nel viso nell'esteriorità ne esprime un'altra. Vedo Cioè. che Vittoria potrà aiutare lui ad armonizzare queste due parti. Capirà adesso la sua vita, Vittoria. Allora, vedo che per un po' rimugina. Per un po' è come se volesse continuare ad applicare il suo metodo di decifrare, no? Ma mentre fa questo, c'è un qualcosa di più profondo che lavora dentro di sé e che la porta in un'altra direzione e che le fa ribaltare, il proprio approccio, quasi sorprendendola. Ma lei sta aspettando vivamente questa sorpresa. È proprio caldeggiata da lei questa sorpresa. Va bene, come la vedi? Bella, mi fa vedere che ha un abito tipo, sai, di chiffon, a fiori dipinti, come se fossero dipinti a mano, una stampa unica, eccoli, speciale. Con Ok. i capelli un po' raccolti, molto bella. Va bene.